Tra pochissimo la probabile e possibile formazione della Fiorentina per sabato contro la Lazio, ma prima la rubrica sulla Fiorentina Women's. Sigla. La regia ci propone subito la classifica della squadra femminile della Fiorentina, prima precedente alla prima partita del 2016, perché anche le donne giocheranno sabato e per loro la trasferta contro il San Bernardo Luserna. Ma con l'aiuto anche di Viola Channel andiamo ad ascoltare le parole di Alia Guagni. Nuovamente in campo le ragazze della Fiorentina Women per preparare la sfida esterna di sabato contro il Luserna, primo impegno del 2016. Un momento importante per la classifica e per cominciare bene l'anno nuovo, come ha sottolineato Alia Guagni ai microfoni di Viola Channel. Sì, sicuramente è un momento importante il campionato, avevamo bisogno di una pausa perché comunque i carichi di lavoro erano stati alti e adesso ci siamo riposate e siamo pronte ad affrontare questo nuovo anno con la grinta giusta. Sì, diciamo che personalmente spero di riniziare l'anno nuovo come ho finito l'anno vecchio, se non meglio, e comunque la cosa importante è dare il mio contributo alla squadra, quindi quello che guarderò alla fine è più la posizione in classifica della squadra che non i risultati miei, quindi cercheremo di fare tutte il meglio per raggiungere l'obiettivo. Noi abbiamo lavorato bene e stiamo lavorando e questa settimana è importantissima perché comunque dopo un rientro dalle vacanze c'è sempre quella difficoltà di riprendere la partita, ritmo partita, però non dobbiamo sottovalutare l'avversario nonostante la posizione in classifica e entreremo concentrate e daremo il massimo. Ci sono degli scontri importanti davanti a voi, credi che sia proprio questa la giornata chiave? Sì, sicuramente essendoci comunque degli scontri al vertice ci sarà una classifica che comunque si dovrà muovere per forza, quindi noi cercheremo di sfruttare eventuali passi falsi per guadagnare qualche posizione in classifica. Sabato una partita importante anche per la Fiorentina Women's e davvero insomma poi noi continueremo ad avere dalla prossima settimana, da lunedì, una giocatrice in studio per conoscerle anche meglio perché è una realtà totalmente diversa dal calcio maschile. Noi insomma cerchiamo anche di carpire le qualità del calcio femminile. Torniamo però alla Fiorentina maschile perché è antivigilia di campionato, sabato la Fiorentina affronterà la Lazio e allora con l'aiuto della regia andiamo anche alla probabile formazione, abbiamo già detto out Bernardeschi perché squalificato. Amerini, quanto si sentirà l'assenza di Bernardeschi? Ma, al momento credo sia un'assenza importante, quindi ora se gioca, non so se gioca Gilberto, giocherà Blaszczykowski, non so chi giocherà, però è chiaro che esce uno degli uomini più in forma, quindi però credo che insomma chi lo sostituirà farà del suo meglio, poi conta comunque l'impianto di gioco e Paolo Sosa ha dimostrato che chiunque gioca si fa trovare pronto. Quindi l'occasione, come diceva anche Giulio Incagli, di vedere magari dal primo minuto Blaszczykowski sulla corsia. Sì, decisamente, credo che possa essere Cuba il prescelto sulla destra, magari in difesa è giusto mettere Roncaglia perché Paolo Sosa ha sempre dimostrato di voler dare continuità a quelle che sono le sue scelte, però non mi stupirei di vedere Tomovic, ormai sappiamo questo è l'avvicendamento settimanale, Tatarusano si importa con Rodriguez e Astori a completare il tridente di difesa, il centrocampo penso possa essere così, chissà magari anche una chance per Pasquale sulla sinistra, però la vedo comunque difficile e poi in avanti il tridente è quello, sarebbe sorprendente vedere altro. Tanfani, Pasquale non sta avendo spazio anche perché Alonso sta davvero avendo una stagione brillante. Cioè, per forza, la situazione è questa, è chiara, cioè, non c'è altro da aggiungere. Peccato per il fatto della fascia, che comunque dispiace. Che soprattutto anche quando è in campo, insomma, no. Dal primo minuto, non da subentrato, ma dal primo minuto comunque non ha mai avuto la fascia, insomma, quest'anno. Non abbiamo la riprova, ma è il quarto, perché ci sono Gonzalo, poi Borca e poi c'è stato un caso in cui c'era Pasquale in campo e è uscito Borca Valero e la fascia è stata data a Tomovic addirittura. Quindi, insomma, sì. Siamo, è lì l'apoteosi di una scelta
condivisibile o meno fatta da Paolo Sosa, per ora non gli si può dire niente perché tutte le scelte che ha fatto sono state vincenti. Comunque, ecco, questa quantomeno discutibile, quello sì. Stefano? Questa è la formazione che forse noi tutti faremo, però ne abbiamo azzeccate spesso. Soltanto l'ultima a Palermo. Perché esatto, sì. Perché comunque Paolo Sosa ci ha sempre sorpreso. Francamente, la partita è importantissima, quindi questi sono sicuramente gli 11 migliori a disposizione, però comunque con il fatto di aver giocato mercoledì e si rigioca sabato, quindi una distanza così ravvicinata, chissà che magari non ci sia qualche sorpresa. Tanfani? No, tocchi po'. Vediamo se è rimasto. C'è il tempo per poter recuperare, c'è. Secondo me l'avrà pure anche un allenatore il tempo. Il tasso tecnico della squadra che si affronta domenica è due volte superiore. Quanto ti preoccupava la sosta? Si è lamentato molto Sarri di questa sosta. Si lamenta un po' per tutto. Sì, ora. Sì, Sarri in effetti quest'anno per il pallone, per la sosta. E non però, Mazzarri sotto questo punto di vista. Però insomma ha avuto subito una risposta positiva alla Fiorentina. Sì, non c'è dubbio. Se uno e c'è da dire bene, invece, in questo mi può aiutare più Giulio, che comunque in passato le soste alla Fiorentina non è che proprio facevano bene. Ecco. Assolutamente. No, dipende come si lavora, con attenzione, con dedizione, con testa, e poi si può ripartire bene. Quelle di vertice sono tutte ripartite bene. Amerini. Da quanti sudamericani ha in rosa anche di Flash dalla curva Fiesole. Feste. Dunque volevamo fare una domanda noi come Viola Club, ma di un ricambio del portiere. Ecco, quindi tema portiere o meno, non so il vostro parere. Il mio parere è che sono d'accordo con lei, perché anche secondo me per stare lassù forse servirebbe qualcosa di meglio, però non mi sembra che sia all'ordine, non sia sulla agenda di nessuno. Amerini, che da procuratore parla con i colleghi e quant'altro, vogliamo sapere qualcosa in più sugli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Sul portiere credo che non sia all'ordine del giorno il cambiamento del portiere, perché comunque è un portiere non eccezionale ma buono, quindi si parla di Sirigu. È uscito il nome del portiere del Paris Saint-Germain, non credo a gennaio, non per gennaio. In realtà è uscito, però è difficilissimo per le cifre, perché poi il difensore senso. Mi dici, insomma, parlando con i tuoi colleghi, sembra che il favorito per il momento rimanga Lisandro Lopez, e per il centrocampo mi dicevi comunque un nome possibile. No, la pista Missiroli può essere una pista praticabile sia per costi che per la tipologia del giocatore che stanno cercando. Comunque un italiano anche, quindi. E noi sappiamo per esperienza, noi giornalisti, che quando comunque un procuratore fa un nome, anche se non di un suo assistito, vuol dire che sa di qualcosa. Sa di una trattativa in corso. Ma le trattative in corso su diverse di quelle ci sono. Credo che Missiroli come tipologia di giocatore sia un giocatore, un'operazione fattibile per la Fiorentina. Poi ripeto, se Della Valle decide di investire 20 milioni su, o 25 su Gundogan, sempre che il giocatore accetti di venire, bene per tutti. Però credo che insomma la figura di Missiroli sia una figura di un'operazione fattibile. Poi non è detto che sia fatta, magari ne uscirà qualche altro nome. E Pucciarelli quanto resterà all'Empoli? Pucciarelli no, Pucciarelli credo resterà all'Empoli fino a quando troverà la stagione da più di 10 gol, allora arriverà una grande squadra che lo prende. Ma ora, per chi non lo sapesse, comunque fa parte dell'entourage di Manuel Pucciarelli, giocatore dell'Empoli, ma giocatore che ieri comunque ha giocato contro l'Inter. Vi siete parlati? Ti ha detto qualcosa dell'Inter di ieri? No, non l'ho sentito, no. Ho visto che... Avevi visto che insomma si era procurato il rigore, ho brava, capito. Esatto. Andiamo avanti, guardiamo la classifica dopo la 18ª giornata di campionato, perché alle porte c'è la Lazio. Maurizio Tanfani, quanto ti preoccupa la Lazio di adesso? Una partita difficile, non è il Palermo la Lazio. Poi fuori casa bisogna stare, in un momento c'è poco da perdere, anche perché oggi la lotta per poi sta facendo un campionato normalissimo. Ecco. La Fiorentina deve dare continuità ai risultati. E io credo che meno si tocca la squadra, è meglio lei. Ecco. A parte c'è un allenatore, meglio è lui
Però in questi turnover, secondo me, i giocatori hanno avuto modo di poter recuperare. Bisogna stare attenti perché a volte ci sta anche... Volevo essere a casa di Maurizio per le sfide con Sassuolo Empoli quando ha tenuto fuori Kalinic. No, infatti, io il turnover con l'Empoli, io a Paolo Sosa ancora non gliel'ho perdonato. Questo deve essere chiaro. Sarri, principio, si provò a mettere fuori Higuain. Addirittura... quando gli scese dall'aereo gli fece fare nemmeno la sgambatura, lo portò subito, si prova a levare i guai. Poi, ci sono dei giocatori e purtroppo se te tu vai a toccare l'equilibrio della squadra... Con tutto il rispetto per le riserve della Fiorentina... Non c'è di nulla a Sosa. Il Napoli quando in Europa League fa il turnover fa il record di gol della storia del girone dell'Europa League. Cioè hanno i Gabbiadini, Mertens, i Caglion... Sì, anche la Fiorentina è un attacco, certo. No, i ricambi sulla carta ci sono. Perché... però ti dà profondità, Cani, insomma, ti tiene impegnato una difesa. Poi tu l'hai visto appena. Attualmente si parlava a Merino, non c'è un sostituto a lui. Oh. No. Di Kalinic. Ora ci racconta, però. Ci può essere Babacar. Sì. Però. Poi con l'Empoli non rimase fuori solo Kalinic, anche Bernardeschi. Lui ancora pensa al turnover. Sì. Perché questi due punti, o uno anche nel saldo, insomma, ma guardiamo poi, scusa, se aggiungiamo la nostra... Vorrei aggiungere due cose. No? Sì. L'Empoli è una squadra a 30 km da Firenze. La viene a Firenze, pur di fare bella figura, la fa la partita della vita. Ecco, e lì secondo me bisogna essere tutti ai pezzi. Cioè bisogna schierare... A parer mio, parlo sempre a titolo personale, la soddisfazione dell'Empoli è venire a fare la partita della vita a Firenze. Ecco, tu dovevi aspettare una partita in quella maniera. Lì c'è stato un errore. Quello l'ha ammesso anche lui, è stato bravo, è onesto, l'ha ammesso. Sì. E perché doveva Flash, mettere curva la Fiesole. Formazione del secondo tempo, la doveva mettere nel primo tempo. Perché sbagliò formazione in partenza. Mise la formazione di secondo tempo, si riuscì a fare gol e a pareggiare la partita. Che la Fiorentina ti chiedi se comunque nel post gara tornassi indietro non metterei gli 11 iniziali. Io vedo lo stesso Napoli, c'è un giocatore importante, Gabbiadini, io prenderei subito a Firenze, non tocca nulla perché non lo mette mai, eppure si informa un giocatore secondo me bravo e italiano. Stiamo conoscendo Kalinic in campo, però Giulio Incai ha potuto conoscere in più giorni nel periodo natalizio Kalinic uomo in famiglia. Com'è? Sì, guarda, sono contento di avere questa possibilità perché diciamo così che l'intervista a Kalinic è stata l'apice del viaggio, però mi permetto di dire che il contorno è stato tutto molto molto più emozionante, molto più bello. Kalinic è quello che appare davanti in televisione, nel senso una persona molto fredda, il physique du rôle proprio del giocatore e della persona croata, tutto il contorno completamente diverso dal procuratore, ai genitori, persone a suo modo anche folcloristiche, e abbiamo visto anche da dove arrivino tutte le caratteristiche che stanno appunto mostrando uno dei giocatori più forti anche a livello europeo, perché la madre che ci dice che deve diventare meglio di Higuain, che non è soddisfatto di quello che sta facendo a Firenze, ci fa capire che quel carisma, quella voglia di metterci sempre la gamba di Nicola Kalinic derivano anche da questa ambizione, questo coraggio che ha avuto la madre nell'avvicinare al gioco del calcio, però chiara fin da subito: ti portiamo all'Hajduk, fai un provino, se va bene provi questa avventura, altrimenti niente. C'erano tantissime altre squadre minori, i genitori di Kalinic hanno voluto subito fargli provare la strada col grande calcio, con l'Hajduk Spalato. Lui non ha avuto problemi, si è consacrato proprio lì a Spalato, è diventato uno dei giocatori più forti, record di gol nel mondiale del 17, quindi sicuramente era già un talento, un predestinato. E poi c'è il contorno con Tomislav Slavercek, tra l'altro vecchia conoscenza del calcio italiano tra Ancona e Perugia, che è una persona splendida. 3 giorni ci hanno trattato da sultani, quindi è stato tutto davvero un'esperienza incredibile. Ecco, sotto lato professionale la più bella della mia brevissima esperienza, sotto quello umano veramente mi ha lasciato tantissimo. Sono partito con la valigia in un modo e sono tornato con la valigia stravolta, perché tante tante belle esperienze davvero. Quindi insomma posso, un Kalinic anche molto umano. Posso sì raccontare un aneddoto. Quando la Fiorentina ha acquistato Kalinic io non lo conoscevo nessuno. Okay. Ho incontrato a Barberino un ex arbitro di calcio che è Luciano Luci, e col quale sono amico da più di 20 anni, e gli ho chiesto chi era. Siccome lui vive quasi esclusivamente a Kiev,
mi ha detto che era un bravissimo giocatore, ma soprattutto un bravissimo ragazzo. Sì, sì. Queste poche parole. Se posso un attimo, cioè, anche il suo procuratore ogni volta che parla di Kalinic, a parte ha gli occhi illuminati perché ha capito di avere per le mani un possibile crack, ma anche con le donne, con quelle che può essere tutti i vizi del giocatore, ha sempre detto che Kalinic è proprio... cioè, non riesce a avere nessun tipo di vizio, nessun tipo di alternativa al calcio, pensa solo al calcio. Mi è capitato una volta di essere a pranzo proprio con Nicola, non si parla d'altro, cioè, soltanto il calcio. Gli amici di Kalinic sono l'allenatore dell'RNK Spalato, che è la seconda squadra di Spalato, dove è cresciuto anche Rebic, il DS dell'Aidu, solo che calcio, solo calcio, medico sociale del West Ham, non si parla d'altro. Vive di calcio. Classifica con l'aiuto della regia. Daniela Merini, quanto credi che comunque le concorrenti della Fiorentina possano agire sul mercato di gennaio? Ma allora, potenzialmente io credo che l'Inter e la Juve possano fare ancora qualcosa di importante. La Roma, Mancini l'ha detto anche ieri, come? Vuole rinforzi. Mancini, sì, sì, l'ha, sì, detto anche ieri, vuole rinforzi. Mancini quando chiede ottiene, quindi la Roma ha già acquistato Gerson per 17 milioni, quindi ha già speso, quindi sono tutte squadre che possono spendere. Quello che mi fa un po' paura è che l'Inter, nonostante probabilmente anche qualche aiutino, come abbiamo visto ieri, senza mai entusiasmare, sia lì prima. E mi chiedo se dovesse giocare anche bene, mi fa un po' paura. Non ha le coppe, quindi insomma, sono chiaramente insomma, avversari di grande livello. Sarà dura, però proviamoci. Tanfani? Io l'ho detto avanti dell'Inter. Una società che c'è tutto, ci sono tutti i presupposti. Poi Mancini, la giocatore a Mancini ne compra, quando va in Manchester ne compra, tutte le parti, quando le chiede. E questi sono tutti i club che tosta, se non ci si un po' non ci si mette un po' in apposto, per tenere botta, ecco, secondo me. Stiamo però insomma al breve, sabato la Lazio. Stefano Brogioni, chi ti preoccupa di più della Lazio o cosa ti preoccupa di più della Lazio? Il momento che sta attraversando, il fatto insomma che abbia stentato in casa, se per esempio avesse vinto ero più contento magari, però noi sono fiducioso perché la Fiorentina ha queste cioè, partite. Temi la forte reazione comunque. Temo il momento che sta vivendo, però da una parte sono sufficientemente tranquillo che queste partite la Fiorentina, soprattutto in casa, ne ha sbagliate pochissime, a parte l'Empoli e il turnover. Ultimissimo flash dalla curva Fiesole, siete positivi? Sì, io ho fiducia, l'unico che mi fa paura è Keita. Ecco. Perché noi giocando in avanti ho paura delle sue ripartenze, comunque mi fido di Gonzalo Astori, insomma. Mi fido della squadra. Quindi fiduciosa la curva Fiesole di Viola Express. Siamo arrivati ai saluti, grazie agli ospiti di questa sera, grazie al Viola Club, grazie a voi di essere stati in nostra compagnia anche di giovedì 7 gennaio. Viola Express torna come di consueto lunedì dalle 21:20, tutto sull'Empoli con Accomazzurro, e 21:50 spazio alla Fiorentina, grande protagonista. Buonanotte.